Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Ci avviciniamo al weekend e quindi ho pensato di pubblicare questo video ricetta dei brownies proteici al cioccolato che io e Giulia abbiamo preparato nello scorso weekend, così anche voi riuscite a magari a procurarvi gli ingredienti e a dilettarvi in questa ricetta veramente semplicissima. Come dico sempre, infatti, se riesco a preparare io questi piatti, questi dolci, credo che possa riuscire chiunque. Gli ingredienti, come vedete, sono molto semplici. Se volete, la cosa un po' più stramba sono i ceci, che però andranno a fare da base a questi brownie proteici. E magari molti penseranno che ceci e cioccolato non stanno bene insieme. Assolutamente no. Vedete, il risultato finale è veramente ottimo. E come macros, se vi siete sorpresi per gli ottimi macros del pane proteico alla banana, questi sono ancora meglio. Andiamo a vedere un attimo il procedimento, che è veramente, veramente semplice. A prova di Fran. Questi sono ancora gli ingredienti che si possono trovare tranquillamente in dispensa in casa, o comunque si possono procurare molto facilmente. E diciamo, molti mi hanno chiesto che tipo di avena decorticata istantanea va benissimo, così come qualsiasi altro tipo di cereale a fiocchi, come non so, il grano saraceno o lo stesso riso. Andiamo a prendere prima di tutto un mezzo cucchiaio, circa 6-7 grammi di olio di cocco extravergine e poi il cioccolato che ovviamente rappresenterà la base dei nostri brownies proteici. Questo cioccolato che stiamo usando è un cioccolato senza lattosio, senza glutine, senza niente. Macro sono veramente ottimi. Ovviamente la scelta sta a voi, insomma, se siete degli amanti del cioccolato, investite su un buon cioccolato per questa ricetta perché ovviamente rappresenta una buona percentuale degli ingredienti finali del prodotto e ovviamente migliore il cioccolato, migliore sono i nostri brownies. Poi una volta messo appunto olio di cocco e cioccolato in questo recipiente andiamo a metterlo a microonde. Anche qui abbiamo fatto delle prove perché ogni microonde è diverso, quindi mi ha messo inizialmente 1 minuto alla massima potenza. Poi abbiamo insomma mescolato i cubetti, visto un attimo quanto si sono sciolti, quello intanto del pane proteico alla banana che abbiamo fatto poco prima, quindi scorso weekend ci siamo proprio dedicati al baking. E poi l'abbiamo rimesso di nuovo per altri 40 secondi finché appunto il cioccolato si è sciolto completamente con l'olio extravergine di cocco. Stesso tempo abbiamo preso un mix della cucina. E cominciato a inserire dentro gli altri ingredienti. Vedete, Giulia ha voluto rompere le uova lei perché di solito quando lo faccio io un tuorlo ci cade sempre e insomma devo dire che ha fatto un buon lavoro. Quindi andiamo a mettere i nostri 3 bianchi d'uovo qui nel mixer, poi successivamente andremo a mettere l'avena e poi le proteine in polvere del siero del latte. In questo caso ovviamente se avete quella al cioccolato, meglio, così va a enfatizzare appunto il gusto cioccolatoso dei nostri brownies. Poi, altro ingrediente fondamentale, i nostri 240 g di ceci sgocciolati. Ovviamente non siate pignoli, 240-250 va bene, non ovviamente 400. Ovviamente anche lasciate l'acqua dei ceci nel secchiaio, che quella insomma non ci serve per la ricetta. Poi andiamo a mettere due cucchiai di stevia. Se preferite altri dolcificanti, non so, avete del sucralosio in casa. Noi prepariamo di solito lo stevia perché ha un sapore un po' più neutro, non troppo chimico. Insomma, questa è la stevia. E poi mezzo cucchiaino di baking powder. Giulia ne ha messa tanta in questo caso. E poi ecco, andiamo a riprendere la nostra cioccolata e olio extravergine di cocco e andiamo a inserire anche questo nel mixer. Poi, come potete immaginare, dopo aver versato tutti gli ingredienti del mixer, la cosa più semplice che andiamo a fare è quello di mixare tutto per andare a ottenere poi quell'impasto che ci serve poi da mettere sul contenitore da mettere in forno per i nostri brownies. Quindi andiamo a mixare insieme tutti gli ingredienti. Direi che insomma, se fuori piove e insomma non c'è un bel tempo, è anche divertente insomma cucinare insieme e insomma fare un po' di baking, quindi cucinare al forno. Ecco qua,
e ovviamente andiamo a ungere con dell'olio extravergine d'oliva un po' la terrina o comunque il recipiente dove poi andiamo a inserire, come dicevo prima, l'impasto una volta che otteniamo un'amalgama di questo tipo. Quindi è abbastanza denso proprio per il cioccolato e ovviamente per i ceci. Ed è proprio qui che i ceci insomma, diventano un ottimo ingrediente per questa ricetta. Molti pensano magari che i brownies alla fine risulteranno salati. No, assolutamente. I ceci, o il sapore dei ceci viene completamente cancellato dal sapore del cioccolato, e anche i ceci danno quella consistenza ottima, spugnosa dei brownies che sembrano appunto brownies tradizionali. Poi in forno. Forno a 175 gradi preriscaldato, e andiamo a mettere il nostro contenitore in forno per 25 minuti. Ed ecco qua la mambraccione di Fran che va a estrarre il contenitore dal forno. A questo punto, dopo solo 25 minuti, è un profumino incredibile in cucina. E poi, come vedete, il prodotto finale ha questa crosticina. La consistenza dei brownies è perfetta, come vedete, sono abbastanza eccitato. Infatti mi sembra incredibile che sia possibile ottenere un prodotto del genere con principalmente due soli ingredienti, ovvero ceci e cioccolato, e mischiare anche questi due ingredienti che non sembrano stare bene insieme. Però prima di mangiarlo, meglio farlo riposare per un paio d'ore. Quello che abbiamo fatto noi è stato appunto quello di rimetterlo in forno e poi tagliarlo al mattino, insomma quando il prodotto era fresco. In questo caso noi l'abbiamo tagliato in 8 quadratoni uguali da circa 50 grammi con i macros che avete visto indicati in precedenza. Ovviamente questo rappresenterà poi un complemento alla vostra colazione o ai vostri pasti proteici. Ci tengo a sottolineare, spero che sia abbastanza chiaro, che non sto invitando a sostituire tutti gli altri ingredienti proteici con questo pane proteico alla banana o questi brownies. Queste sono semplicemente delle soluzioni proteiche con dei macros ottimi per togliersi ogni tanto, insomma, quelle voglie di dolce. Poi, ovviamente, sì, possiamo anche metterle in freezer, congelarle come abbiamo fatto noi in questo caso, anche con il pane alla banana, e insomma, consumarle poi con il caffè oppure come un dolcetto, come snack, come merenda, come volete, però, ovviamente, spero che sia abbastanza. Insomma, senso pratico, non andate a sostituire tutti i vostri pasti, non andate a sostituire il pollo ovviamente con questo tipo di dolci, ma utilizzateli come dei complementi insomma, ai vostri pasti per raggiungere le quote di macros giornaliere o settimanali. Fatemi sapere cosa ne pensate, se provate a fare la ricetta taggatemi di nuovo su Instagram e insomma ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!